Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, il tempo non funziona con tutti allo stesso modo, ok? C'è chi riesce a servirsi del tempo, chi riesce a piegarlo, chi riesce a organizzarlo, chi riesce a suddividerlo, dividerlo, avanzare anche un po' di tempo, e anche chi riesce a dimenticare il tempo andato. E adesso alzi la mano, chi è in grado di far così. Immagino che qualcuno di voi stia alzando la mano, però, come ben vedete, dalla parte mia non ho alzato niente. E dopo c'è chi il tempo lo subisce. Alzi la mano chi lo subisce. Eccomi qua. Perché dico questo? Perché è innegabile che il tempo faccia qualcosa. Il tempo passa e il tempo inevitabilmente ti porta con lui. Però a volte penso che il tempo sia una specie di gomma da matita che cerca di cancellare una traccia indelebile in penna su un foglio. Ok? Perché ci sono delle tracce indelebili che lascia la vita. E il problema è che a volte ci ostiniamo, ok, a cancellare con questo tempo. Con questa gomma da matita ci ostiniamo a cancellare delle cose indelebili e più non vanno via, più stiamo là a far così, con il risultato che per far sparire la scritta dobbiamo strappare anche un pezzo di pagina e là si forma un buco, ok? Là si forma un buco e su quel buco non è che non ci sia più il ricordo. Semplicemente è un buco dove cadiamo dentro. È un buco che ci portiamo avanti. È un buco che ogni volta in cui pensiamo al passato, non riusciamo a stare esterni e a guardare quel ricordo. Ci cadiamo per forza dentro, con tutto quello che ne consegue. Batticuore, malinconia, nostalgia e tutte quelle cose là. E alla fine se ti guardi indietro, quanti buchi vedi? È quello il fatto. Personalmente ne vedo anche abbastanza. E ho capito una cosa, che non sarò mai bravo nel salto, perché ogni volta ci cado dentro, ok? Ogni volta ci cado dentro. E buonanotte.